È la seconda settimana di febbraio e in realtà oggi inizia la vera prima settimana della seconda challenge, quindi un corso al giorno su Skillshare, perché ho già fatto un paio ho già seguito un paio di corsi, ma tutta la scorsa settimana sono stata malata, ma un'influenza bruttissima che mi ha completamente paralizzato per 7 giorni e quindi non ho fatto un accidenti. E oggi quindi devo capire se poter fare 2 corsi al giorno per tutta questa settimana per recuperare oppure portare la sfida avanti fino alla prima settimana di marzo, che mi sa quello che farò. Perché voglio rendere queste sfide il più sostenibili possibili per evitare di creare problemi. Comunque, allora sono qui. Ti ho appena finito di seguire un corso su Skillshare. Sono un po' demotivata, nel senso che a inizio mese ho seguito un paio di corsi che erano molto molto interessanti e poi ho sbattuto la testa contro un muro. Sono delle classi che si chiamano Skillshare Original, che sono realizzate in collaborazione con Skillshare, quindi scelgono loro i docenti, eccetera, eccetera, e poi ognuno di noi può creare un corso e pubblicarlo. Per esempio, questa mattina volevo seguire un corso su Google Tag Manager e non ho potuto perché purtroppo il docente aveva un accento fortissimo e non riuscivo proprio a capire. Cioè, non era inglese e avevo un accento e non riuscivo proprio a seguire, a capire cosa stesse dicendo. Quindi, purtroppo, era l'unico corso su Google Tag Manager. Quindi, non lo so, sono un po' demotivata perché gli ultimi corsi che ho seguito non mi hanno impressionato e spendere comunque 1 o 2 ore al giorno su qualcosa che poi alla fine non ti lascia particolarmente carica e motivata mi scoccia. Poi è molto. Ciao, beautiful people! C'è anche Tacchino qui con me. Vieni qui. Ecco qua. Allora, siamo all'ultima settimana di febbraio. E tecnicamente la challenge di Skillshare termina la prossima settimana perché ho perso appunto la prima settimana del mese perché ero malata, ma in realtà anche questa settimana non ho seguito nessun corso, quindi è stata un vero fallimento questa challenge e probabilmente perché non l'avevo pensata bene, nel senso che ho avuto tante difficoltà. Sia magari a trovare i corsi che effettivamente mi interessassero, che non fossero, diciamo, necessariamente legati all'illustrazione, al lettering, eccetera, perché volevo appunto fare qualcosa che potesse migliorarmi dal punto di vista della carriera, del mio business, eccetera. Quindi ho fatto un po' fatica a trovare i corsi giusti. Ma diciamo che la cosa più difficile che poi è stata quella che ha veramente, diciamo, spostato l'ago sulla bilancia sul fatto che io continuassi o no questa challenge è stato trovare il tempo di seguire i corsi, perché mi sono resa conto che io purtroppo la sera non riesco, nel senso che farlo a fine giornata per me è veramente impossibile perché poi ho altri impegni e dopo cena non ho proprio la testa di mettermi lì a studiare. Quindi dovrei farlo al mattino. Il problema del mattino è che ovviamente è il momento per me di maggior concentrazione e quindi mi scocciava un po' sprecarlo, diciamo così, per fare dei corsi, cioè mi ritrovavo veramente a usare tutta la mattinata perché alla fine avevo detto che mi sarei messa via 2 ore, ma poi prendi appunti, rileggi, rivedi, approfondisci, magari ci sono degli esercizi da fare nel frattempo, quindi alla fine andavano via anche 2 o 3 ore. E perdere tutta la mattinata per fare un corso e poi dopo dover, diciamo,
usare la parte meno produttiva della mia giornata per effettivamente lavorare non mi sembrava la cosa giusta da fare in un mese che comunque è stato particolare e poco produttivo già di per sé. Quindi niente, quindi non continuerò la challenge per un altro mese. Ho dei corsi che mi sono segnata che voglio provare a vedere come sono, se sono interessanti farli. Dicevo, però non continuerò un'altra settimana a fare il corso per completare i 30 giorni perché non avrebbe assolutamente alcun senso. Questo ovviamente non c'entra niente con Skillshare, nel senso che i loro corsi sono fatti molto bene, specialmente gli originals. Ho avuto qualche difficoltà sui corsi amatoriali, perché come mi sembra di aver detto nella clip precedente, sapere qualcosa non necessariamente equivale a dire che tu sappia insegnarlo, e specialmente quando è un corso online è veramente difficile. Quindi alcuni corsi non erano facili da seguire, magari non avevano un inglese perfetto e quindi purtroppo, specialmente se è magari una materia tecnica come quello che ho provato a seguire io, proprio non era comprensibile, però Skillshare ha tantissima scelta, specialmente se vi piace la parte di graphic design, illustration, lettering, crafting, eccetera, eccetera, ci sono tantissimi corsi. Io vi metto i miei corsi preferiti qui sotto in description box, non sono appunto tantissimi perché non ho neanche avuto il tempo di farne poi così tanti, però penso che veramente il mio problema fosse, ho sottovalutato troppo il momento di produttività e la mia capacità di sostenere questo impegno. E per esempio anche un'altra cosa, nel weekend, io avevo programmato di farlo appunto anche nel weekend per me è stato veramente impossibile perché ovviamente tra i vari impegni eccetera eccetera, vuoi parlare al posto mio, tra i famigli impegni eccetera eccetera, spesso non arrivavo a casa fino a pomeriggio tardi, sera tardi, quindi non è stata una grande idea e una grande challenge quella di questo mese. Non mi sono neanche necessariamente sentita super produttiva, nel senso che il mio obiettivo probabilmente con questa challenge era quello di capire se questi corsi mi avrebbero, diciamo, spinto fuori dalla mia comfort zone a provare qualcosa di diverso e anche ad essere appunto ad avere più idee o anche le capacità di migliorare qualcosa dal punto di vista del mio business. Un paio di corsi hanno fatto questo, nel senso che mi hanno dato delle idee su come migliorare la mia attività, la mia produttività, oppure magari come approcciarmi alla creazione di contenuti, eccetera, eccetera, però diciamo che è stato più un lavoro interno su cui poi dopo io devo effettivamente lavorare in prima persona, piuttosto che, questo è diciamo, un argomento interessante di cui posso trattare. Quindi niente, io purtroppo questo mese è andato così, ma l'obiettivo di queste challenge è proprio questo, non è di avere successo tutti i mesi, di riuscire a portare termine a tutto tutti i mesi, ma di vedere quello che effettivamente funziona per me, mi aiuta, andare leggermente fuori dalla mia zona di comfort, provare qualcosa che ho sempre voluto provare, ma che ho sempre posticipato, e quindi niente, questo mese purtroppo è andato così. Il prossimo mese sarà quello di fare calendar blocking, quindi da lunedì, almeno mi sembra, sono un po' confusa in questi giorni, però mi sembra sì che il prossimo mese, marzo, sia dedicato al calendar blocking per 5 giorni alla settimana, quindi dal lunedì al venerdì per 7 o 8 ore al giorno, diciamo quelle lavorative. E quindi dal lunedì inizierò a programmare ogni singolo, in realtà da oggi, perché cercherò di programmare il più possibile la mia settimana in anticipo, però di quello veramente di programmare ogni singola ora della mia giornata
e vedere se in questo modo riuscirò ad essere più produttiva. Io spero di sì perché ne ho effettivamente tanto bisogno, perché questo mese, come ho detto, è stato un disastro. E, è un metodo che ha già funzionato per me in passato, però la cosa che mi incuriosisce è proprio questa, nel senso, in passato quando l'ho provato ero in un periodo in cui io ero produttiva. Febbraio è stato un mese in cui io sono stata improduttiva, mi sono concentrata su tante cose diverse che mi hanno un po' scombussolato la mia routine, e io senza una routine vado completamente in palla. E quindi voglio vedere se effettivamente questo sistema può aiutare anche. Mi può aiutare anche in un momento in cui io non sono già settata in productivity mode. Tucker ci saluta e vi saluto anch'io. Ci vediamo tra un paio di settimane con i Coffee Talk e ovviamente tutti i giorni nelle Instagram Stories.